prima battuta, in accordo chiaramente con l'amministrazione, l'ispettore ambientale deve aiutare i cittadini a comportarsi bene dal punto di vista della gestione del rifiuto. Dopo le fototrappole arrivano gli ispettori ambientali contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti, un fenomeno che riguarda un po' tutti i comuni e Cortona, seppur tra i più virtuosi, non fa eccezione. Ecco dunque l'accordo con gestione ambientale per l'arrivo degli ispettori, veri e propri pubblici ufficiali che dovranno far rispettare il regolamento comunale. Come numero di utenze abbiamo il 65% passato porta a porta, quindi ci è sembrato necessario anche dopo questa fase di stabilizzazione intervenire sì con l'ispettore ambientale con doppia finalità, sia di informazione ed educazione verso la cittadinanza che magari può avere ancora non chiaro come funziona bene il servizio, sia anche intervenire con sanzioni e quindi con verbali per chi invece in maniera volontaria fa degli atti di inciviltà e quindi degli abbandoni e quindi crea delle situazioni veramente di degrado in alcune parti del nostro territorio. La gestione ambientale si occupa di questo servizio per Arezzo, per Monte San Savino, per Fogliano, ora per Cortona, quindi è un servizio che in realtà tutti i comuni stanno richiedendo, anche perché dal punto di vista dell'immagine da parte dell'amministrazione far vedere che c'è comunque un'attenzione da parte dell'amministrazione sul rispetto delle regole fa piacere a chi le regole le rispetta e quindi ai cittadini che si comportano bene sono contenti di vedere che c'è un sistema di controllo e quindi sono gratificati nel loro impegno e nel loro sforzo di dover fare una corretta gestione dei rifiuti.